Ora, buongiorno a tutti, grazie di essere eh, venuti. Eh, ringrazio anche ovviamente tutti i colleghi del gruppo Lega Nord che sono qui anche per ribadire eh, la nostra scelta. Eh, eh, scusate. Allora, noi abbiamo deciso di abbandonare i lavori in segno di protesta eh, per quello che è avvenuto eh, in questi giorni, in particolare per quello che è avvenuto nella giornata eh, di ieri quando. Noi abbiamo denunciato un fatto, un fatto acclarato, grave, e cioè eh, l'impedimento fisico al deputato Cristiano Invernizi, che è seduto di fianco a me, di partecipare alla votazione per il mandato al relatore sulla legge elettorale. Eh, ora ho visto parole di condanna giustissime, giustificatissime, anche da parte del Presidente della Camera rispetto alle forme di violenza fisica. Eh, violenza verbale che ci sono state lanciate ieri, eh, sono assolutamente sorpreso rispetto al fatto che eh, nessuno in qualche modo stigmatizzi un fatto gravissimo, credo il eh, primo caso nella storia della Repubblica Italiana in cui ha alcuni deputati, tra cui i Vernizzi è stato impedito di votare in Parlamento. Um, la foglia di Fico di dire Presidente Sisto certifica che tutto si è svolto regolarmente e mi sembra assolutamente diciamo così, precaria, ma malferma proprio nei contenuti. Se voi andate a vedere cosa ha detto il Presidente Sisto, ha certificato la presenza e i voti di chi era presente, non di chi è stato impossibilitato a essere presente. Quindi Sisto, Presidente Sisto, che era presente in Commissione, poteva in qualche modo garantire rispetto a chi era presente, ma non di chi era assente e non ha potuto partecipare. E la garanzia di poter partecipare alle aule spetta alla Camera dei Deputati, spetta al Presidente della Camera dei Deputati. Siccome la sera precedente già a Visaglie ce n'erano state, e ci sono state la mattina stessa, posto che alla giustizia hanno deciso opportunamente, siccome non riuscivano a garantire l'ordine pubblico, diciamo così, della seduta di non fare commissione. Invece in prima commissione si è deciso di fare commissione pur non garantendo a tutti i deputati come ampiamente dimostrato di poter partecipare. Quindi io non contesto quello che ha detto Sisto. Sisto ha detto quello che ha visto nella commissione. Evidentemente non poteva sapere che fuori dalla porta c'erano dei deputati che non potevano entrare, probabilmente immaginato che erano a casa a dormire. Eh, da qui, questa diciamo che è la ciliegina sulla torto, la goccia che fa traboccare il vaso, rispetto a quanto è avvenuto in questi giorni sulla legge elettorale, una legge che voi sapete ha una valenza di un rango costituzionale, in cui non si è potuto discutere in aula di commissione, non si è potuto votare in aula di commissione, e adesso si arriva in aula e ci arriva. La comunicazione che bontà sua, il Presidente della Camera, ci concede di discutere in eh, aula, triplicando quanto ci rispetta, 12 emendamenti. Quindi in commissione non si è potuto discutere, non si è potuto votare, è stato impedito al deputato nostro addirittura di votare, ovviamente in senso contrario. Adesso eh, ci, ci si consente di votare 12 emendamenti eh, in, in aula. Valutate voi la situazione. Noi non potevamo che mettere in atto un'azione non violenta e pacifica come quella dell'abbandono in aula, dell'aula, altri hanno usato altri sistemi, però non si può tacere una situazione del genere. Qui non siamo né in Corea del Nord né in Ucraina, d'accordo? Siamo in Italia dove si dovrebbe in qualche modo poter organizzare almeno non dico le primarie facoltative o no fuori da questo palazzo, ma almeno la possibilità di votare correttamente in questo palazzo, questo non è stato garantito. E quindi soltanto in, nel modo che abbiamo scelto, quello di non partecipare, probabilmente riusciremo a far sapere fuori da qui quello che è avvenuto. Eh, io mi fermo, so che voi avete anche altre curiosità, tipo se c'è la norma salvalega, che non c'è perché noi non l'abbiamo presentata, ne l'abbiamo mai chiesta, ma queste sono questioni di dettaglio rispetto al fatto che qui se non si può votare, e ribadisco, io non dico che è colpa di 5 Stelle, dei commessi, di chi, non lo so, però siccome si sapeva dal giorno prima che sarebbe stato un problema, o si, si organizza. O si avverte ufficialmente i deputati della Commissione di arrivare 5 minuti prima, o gli si dice di, riservatamente di accedere attraverso, che so io, una galleria sotterranea riservata e segreta, ma non si può dire a alcuni che una porta aperta è aperta e ad altri no, che si chiude una porta ad alcuni e ad altri no. Chiudo qui questa parentesi. Eh, credo di essere stato sufficientemente chiaro. Poi qui c'è il collega Bragantini e il collega Invernizzi che sono membri della commissione prima, se avete altre curiosità eh, da soddisfare ovviamente sono presenti. Però credo che Invernizzi prima di tutto vi debba dire come sono andate le cose e, e poi ovviamente siamo, siamo a disposizione per le vostre domande. Sì, grazie. No, eh, semplicemente innanzitutto tengo a precisare che la situazione non ha riguardato solo il sottoscritto, tanto è vero che vi sono due segnalazioni. Eh, firmate da parte di eh, deputati, tra l'altro non di opposizione ma di maggioranza del Nuovo Centrodestra, che hanno lamentato eh, praticamente nel, negli stessi attimi in cui l'abbiamo fatto noi per iscritto, quindi alla Presidenza della Camera, la situazione che si era ingenerata, cioè l'impossibilità fisica per alcuni deputati di accedere al, all'Aula, nella quale. Non Si capiva nemmeno se c'era se si stava già svolgendo la commissione, se non c'era la commissione, se eh, si era già aperta, se si era già chiusa. Insomma, perché la situazione era talmente caotica che eh, si capiva soltanto che vi erano tutta una serie di eh, zuffe verbali tra eh, membri del eh, gruppo parlamentare dei 5 Stelle, soprattutto nei confronti del PD e viceversa. Per cui eh, l'impossibilità di entrare nell'aula è stata determinata da una parte dal fatto che uno degli ingressi che ho cercato di utilizzare, cioè passare dalla sala del Mappamondo, era sbarrato, l'ingresso principale era, invece, impediva l'accesso perché appunto vi era un assembramento tale e una concitazione tra varie persone che avrebbe consentito di accedere all'aula soltanto probabilmente ricorrendo a spintoni cazzotti cercando di dividere però non mi sembrava sinceramente eh, il, il caso di eh, attuare comportamenti di questo tipo all'interno della Camera dei Deputati e il terzo ingresso invece eh, dietro diciamo quello principale era eh, sbarrato ehm, sinceramente non so da chi probabilmente comunque nella concitazione della, della, della situazione insomma eh, vi era un tale caos che sinceramente non si capiva cosa stava avvenendo io sono riuscito ad accedere all'aula della commissione quando ormai la commissione era già stata eh, aperta il mandato relatore era già stato eh, votato che è durato più o meno la commissione a quanto so ha durato più o meno tra i 25 e i 30 secondi dopodiché è stata chiusa si è calmata un po la situazione a quel punto sono riuscito a entrare eh, non sapendo comunque che ormai la commissione era già stata eh, aperta e eh, chiusa quindi eh, la, segna, abbiamo segnalato questo praticamente in tempo reale comunque alla presidenza della camera e la nostra volontà era quella che eh, pensiamo anche per il buon senso comune eh, di eh, un nostro aspettativa sarebbe stato quello di vedere il Presidente della Camera eh, far sì che la Commissione possa, eh, si potesse eh, riaprire e insomma che eh, la Lega Nord, nel mio caso, e gli altri deputati, per quanto concerne loro, potessero esprimere nelle sedi opportune una posizione direi, fondamentale per quanto riguarda un provvedimento non certo secondario. Faccio semplicemente rilevare che noi non abbiamo chiesto né ieri né oggi il rinvio in commissione per la discussione di merito, che sarebbe quantomeno dovuto a posto che non si è fatto assolutamente nulla e posto che in aula c'è pure il contingentamento dei tempi e degli emendamenti. Abbiamo semplicemente chiesto la ripetizione della votazione che sarebbe durata un minuto. Seconda cosa, abbiamo chiesto la rilevazione delle presenze che voi sapete è obbligatoria di fatto per quanto riguarda la diaria eh, nelle commissioni, i deputati certificano le presenze con i tesserini, ovviamente non è stata attivata nella mattinata di ieri, quindi non c'è la rilevazione delle presenze che eh, sono state certificate, mi dicono naturalmente le presenze di chi è potuto entrare, non di chi non è potuto entrare, perché questo è, ribadisco, l'errore concettuale, qui si garantisce la presenza di chi c'era. Ma non si va a sindacare su chi non è potuto essere presente. E poi, prima mi sono lasciato sfuggire: con l'Ucraina ho tutto il rispetto per il Parlamento ucraino, credo che lì i meccanismi democratici funzionino forse meglio che da noi in questo momento, negli ultimi giorni. Si sono riattivati, diciamo, quindi tutto il rispetto per il Parlamento ucraino. Ho avuto la possibilità di partecipare sia ai lavori del Parlamento ucraino che a quello del Parlamento coreano, che però si riunisce solamente due volte all'anno il Parlamento Coreano del Nord, ovviamente. Due volte all'anno arrivano da, convenuti da tutta la Corea del Nord, i delegati del popolo dell'Assemblea del Popolo e ratificano naturalmente quella ghigliottina. Perché in due giorni ratificano tutti i decreti presidenziali assunti nell'anno precedente e quindi credo che sia un sintomo di grande efficienza di produzione normativa e anche ovviamente di democrazia, che potrebbe essere emulata eh, nel, nella prospettiva della riforma costituzionale, credo che sia un modello di riferimento. Ci sono domande? Ricorrerò un esempio. Immaginiamo la Camera dei Deputati del 1925-26, prima che divenisse la Camera dei fasci delle corporazioni. Se la maggioranza dei deputati in camicia nera si presenta davanti a una commissione e si mette lì, così, canticchiando canzoni del ventennio, e impedisce a un deputato, prima che salisse in Aventino, di accedere alla commissione. Si procede alla votazione e questa si, si svolge. Naturalmente il giorno successivo in Assemblea un deputato dell'opposizione contesta il fatto che non ha potuto accedere alla Commissione. Il Presidente dice sì sì ha ragione, votiamo a maggioranza se i lavori sono stati svolti correttamente o no. Secondo lei la maggioranza delle, de, de, della, della Camera con la camicia nera che cosa vota? Che i, eh, i lavori si sono svolti correttamente. Non può essere rimessa la correttezza del voto alla decisione di una maggioranza. Perché la maggioranza certifica sempre il comportamento eh, corretto nel suo interesse. E per questo noi diciamo che deve essere il Presidente della Camera, deve essere il garante di ogni singolo deputato, della maggioranza dell'opposizione. Allora, non è che si può dire che il Presidente Sisto ha certificato che c'era il numero legale, nessuno è in grado di documentarlo perché clamorosamente, purtroppo, per una svista ieri non è partito il meccanismo. Io non vado a sindacare quello, rimango sorpreso che eh, i potenti mezzi della Camera non siano in grado di garantirlo. Io vado a dire che un mio deputato non ha potuto essere presente e non ha potuto dire di no, che è una cosa diversa. E qui io non so chi garantisce il fatto che si possa accedere all'Aula, che si possa accedere a una Commissione. Ci sono i questori, c'è l'ufficio di presidenza, non lo so. Ma evidentemente questo non è avvenuto. E dirò di più: la Presidente Ferranti della Commissione Giustizia, qui ci sono i nostri componenti della Commissione Giustizia, verificato che era impossibilitata a far accedere i deputati, cosa ha fatto? Ha disdetto la riunione e ha denunciato pubblicamente, ha detto che lo denunciava anche non solo pubblicamente, l'interruzione tra virgolette del pubblico servizio, tanto per così, usare un termine di, di, di comune di diffusione. Questo non è avvenuto alla prima Commissione. Ora, non si può discutere in commissione, almeno si discute in Aula. Se poi in Aula eh, adesso non so, questa è una cosa di oggi, eh, giustamente si va al contingentamento, ci chiedono di ridurre il numero, noi non abbiamo presentato 300-400 emendamenti per fare ostruzionismo, saranno una cinquantina al massimo, 53. Ah beh, dobbiamo ridurli a 12, queste sono le regole ridurremo a 12. Cosa, cosa dobbiamo fare? Però ognuno può fare le valutazioni del caso rispetto alla situazione che si è venuta a creare qui. Eh. No, noi oggi abbiamo detto che non partecipiamo, forse è stato l'unico metodo per far sapere anche voi quello che... È in realtà accaduto e come la pensiamo. Voi sapete perfettamente che, almeno per quanto riguarda la mia persona, non sono solito parlare molto, anzi, parlo molto poco. Ma questa è una cosa gravissima, di una gravità inaudita e quindi, noi lo dobbiamo denunciare. Poi, eh, certo, fa più notizia la scazzottata del questore, con, eh, per carità. Però a me sembra che impedire fisicamente a un deputato di esprimere il proprio voto sia la cosa più grave in assoluto e io, che io sappia, non si è mai verificata nella storia della Repubblica Italiana da quando ci sono istituzioni democratiche. E per la prima volta si è verificata, proprio sulla legge elettorale, pensate un po' voi, non No, abbiamo quel fascicolo degli emendamenti che ci è, è stato dato, lo valuteremo, eh, eh, prendiamo atto che l'ha presentato il gruppo di Forza Italia, eh, chissà se lo fanno votare, non lo so, perché qui eh, magari lo ritirano, eh, perché siccome devono selezionare anche loro gli emendamenti può darsi che, eh, che lo ritirano. Poi bisogna vedere se salva Lega o salva chi, perché <ride> tutti qua ragionano rispetto a alla fotografia di oggi, ma quando si voterà, cioè tra tre mesi, può darsi che la situazione sarà profondamente cambiata.